avete ricevuto la visita degli studenti di Vasto, del Palizzi, una piacevole occasione anche per fare il bilancio di questi 12 anni di gap. Siamo felicissimi, siamo davvero felici perché è la prima volta che abbiamo un numero così grande di giovanissimi e soprattutto che questo territorio si rende conto di quello che siamo. Oddio, si rende conto, abbiamo cercato di coinvolgere proprio il territorio della costa e fare in modo che si renda conto che esiste anche l'interno. Quindi non è solamente una missione artistica questa, ma è proprio una missione territoriale, se vogliamo. Oggi loro hanno potuto osservare anche le opere che sono state prodotte in questi anni. Come li avete visti? Questi studenti hanno recepito, sono stati interessati? Allora, molti sì. Devo dire che il cibo è quello che gli interessa sempre e comunque, perché la colazione è stato anche un momento di grande scambio e di grande entusiasmo. Però no, i ragazzi sono stati sicuramente molto ricettivi e quello che è stato veramente interessante è che io gli ho chiesto di dare un voto alla residenza e alle opere. I voti sono stati molto alti, sono stati tra il 7 e il 9, gli ho dato una scala da 1 a 10, gli ho chiesto di spiegare le ragioni per questi voti alti o bassi, a seconda di come si intende. In realtà le ragioni erano sempre tese a spiegare il perché questo voto negativo, per loro era un voto negativo, per me era un voto assolutamente positivo, magari loro avrebbero usato degli altri materiali piuttosto che i materiali che hanno usato gli artisti, però non c'è stato nessuno che ha mosso un complaint, quindi nessuno che ha detto qualcosa di sbagliato di quello che può essere una residenza d'artista come luogo di incontro, come luogo di produzione di arte. È molto importante questo che i ragazzi lo capiscono, perché i ragazzi del Palizzi sono futuri artisti, almeno così vorrei credere, e a noi ci fa piacere perché loro hanno avuto la possibilità di vedere che anche nel loro territorio accade qualcosa, che c'è la possibilità per loro un domani di fare qualcosa nel loro territorio, e perché hanno, secondo me, hanno avuto modo di capire che l'arte si lega ad altro. È stata anche l'occasione per parlare di arte più performativa e meno tradizionale, come si apprende a scuola. Assolutamente, cioè, una residenza d'artista è un luogo di scambio, di incontro dove la performance nel senso di persona che si mette in gioco e interagisce direttamente con l'ambiente, con il prodotto artistico. La performance è questo, la performance è agire col corpo, ma agire col corpo significa anche essere all'interno di un ambiente e prendere e ricevere feedback in continuazione. I ragazzi in questo sono stati dei grandi performer oggi. L'appuntamento di oggi, tra l'altro, mi dicevate, è stato inserito all'interno della giornata del contemporaneo. Sì. E, a parte questo, GAP, il prossimo appuntamento estivo quando sarà? GAP è all'interno del circuito della giornata del contemporaneo promosso da MACI, che è l'Associazione Nazionale dei Musei di Arte Contemporanea Italiana, per ricordare che una residenza d'artista è un luogo di produzione, un luogo di produzione contemporanea. Quindi a noi ci fa piacere essere parte di questo grande evento nazionale. Dal 2016 abbiamo deciso di fare GAP biennale, quindi ad anni alterni per quanto riguarda la residenza, ma le cose possono essere riviste in corso d'opera. Comunque noi abbiamo due appuntamenti a brevissimo, uno all'inizio di novembre che non dico nemmeno per scaramanzia, e un altro il 16 novembre a Matera. Ci sarà un incontro che rifletterà in particolare su che cos'è una residenza d'artista nel percorso di formazione dell'artista, e siamo molto felici di essere stati invitati in quanto parte appunto del circuito di residenze, e sapete che quest'anno Matera è capitale della cultura, quindi in uno scenario abbastanza Quindi Guilmi, il importante. nome di Guilmi va anche in Il nome giro. di Guilmi va in continuazione, in giro, lo sarà ancora per questa cosa che non vi dico, anzi, no, ne abbiamo una a novembre e una a gennaio, ma non posso dire nulla fino a quando non saranno definite le cose. Quindi il nome di Guilmi va assolutamente in giro, felicemente.